Ciao, ciao, buongiorno, sono Gianluca Spadoni. Allora, proseguiamo con la filmografia suggerita. Abbiamo iniziato ormai 4-5 settimane fa, ne trovi già diversi elencati. Oggi ti parlo di un film che forse non conosci, perché è un film per pochi, non è stato uno dei super venduti o dei super visti, però è un film che ha una morale bellissima. Il film è The Guardian, è la storia di un insegnante sommozzatore. Che prende questi ragazzi, li forma tecnicamente, li forma umanamente, trasferisce loro il concetto di valore, di missione che c'è dietro questa attività. E lui viene ad aver fatto per anni questa attività qui, questa professione, ha salvato un sacco di vite. E mentre li forma, mentre li allena, trasferisce proprio questo valore sotteso, questa profondità di un'attività che non è solamente un lavoro, ma che ha un valore, un'accezione molto più alta. E poi a un certo punto, insomma, i ragazzi si diplomano, iniziano a fare i soccorritori, i sommozzatori, i soccorritori a tutti gli effetti, e si trovano sul campo con lui. Quindi si trovano a fare un'esperienza in cui i suoi ex allievi diventano i suoi colleghi e si trovano anche in una condizione in cui i suoi ex allievi sono chiamati a salvare lui. E c'è una scena potentissima che in questi giorni credo che sia veramente molto importante per chiunque di noi abbia delle responsabilità in cui si tengono per le braccia così e c'è questo grido, io non ti mollo, io non ti mollo, io non ti mollo. Ecco, forse oggi più che mai abbiamo bisogno di sentirci dire da qualcuno che stimiamo, da qualcuno che per noi è un riferimento, da qualcuno in cui crediamo, io non ti mollo. Perché tutti noi qualche volta abbiamo qualche dubbio, qualche timore, soprattutto in questi giorni. E avere qualcuno che ci tiene stretto, ci dice io non ti mollo, ci dà sicurezza, ci dà fiducia. Non so se l'hai visto, credo di no. Se l'hai visto, è un film con Kevin Costner, di ormai una decina di anni fa. Se l'hai visto, commentalo qua, dimmi a te cosa è rimasto. Se non l'hai visto, è un invito, tanto adesso in questi giorni un po' di tempo da metterti su YouTube, su Netflix, credo tu ce l'abbia. E credo che la filmografia suggerita serva anche a questo, a gestire, a investire questo tempo che ti si libera in modo sensato. Per far sì che non sia solamente tempo trascorso, ma che sia tempo investito, che non sia solo un film, ma che sia un insegnamento, che possa averci lasciato qualcosa. Questo è il senso di questi video. Se ti va, fallo girare come sempre. E se l'hai visto, commenta. Se non l'hai visto, appena l'avrai visto, se decidi di fare questo investimento di tempo, commenta qua, fammi sapere cosa ne pensi. Facciamo girare un po' di spunti, un po' di esperienze che possono essere utili per tutti. E oggi più che mai quella frase che dico da 4 anni, dai che ce la facciamo, eh? Oggi forse più che mai, dai che ce la facciamo, diciamocelo, io non ti mollo.